Amici di Vano Varavà, ben ritrovati a Quattro Chiacchiere con. È un piacere avere insieme a noi Mister Banchieri. Mister, grazie di tutto e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. Con te ho deciso di fare un'intervista a 360 gradi. Torniamo un po' indietro, quando eri bambino e ragazzo. A che età è iniziata la tua passione per il calcio? Beh, subito da 5-6 anni con le scuole calcio, la squadra del quartiere ed è andata avanti da lì fino a oggi, ecco. Quindi è iniziata davvero in fretta. Quindi la passione non è mai mancata e i sacrifici neanche. Tu da calciatore hai giocato anche a livello dilettantistico, raccontaci un po' di quegli anni. Ma io ho giocato poco e male, quindi il calcio non ha perso niente quando decido di smettere in fretta. Ho giocato massimo dentro la Serie D, ma ripeto, Che non ho ruolo toccato. giocavi? Ma ho giocato all'inizio, ho iniziato a giocare in porta, poi però poi il calcio mi piaceva giocarlo e ho finito giocando in mezzo al campo, quindi da ragazzino giocavo in un ruolo, poi da grande in un altro. Per la verità, ho avuto un bruttissimo infortunio, la rottura della tibia intorno ai 20 anni, ma non dico come direbbero in tanti che quello ha bloccato il mio percorso. Sicuramente è stato un brutto incidente, ma non avrei comunque giocato ad altri livelli se non nei dilettanti. Però ho sempre avuto la passione per allenare e infatti anche quando giocavo, chi mi conosce da quei tempi dice che già sembrava facessi l'allenatore in campo, quelle frasi un po' così. Il più bel complimento me lo disse il mio primo allenatore a San Mauro, quando ci andai, credo intorno ai 10 anni, e lui 20 anni dopo mi disse, Sebastiano Tedesco, il mio primo allenatore, mi disse che quando andai da loro a provare, lui si parlò col suo collaboratore e sembrava quasi che io allenassi gli altri. Avevo 10 anni ed era la prima prova che facevo messa a Mauro, ecco. Quindi questo, io non ho questo ricordo, però ricordo che eravamo tanti ragazzini in prova e magari qualcuno non sapeva in quel momento cosa dovesse fare e lui mi raccontò 20 anni dopo che c'ero io che indicavo gli altri cosa fare. C'è un allenatore che ti ha ispirato per iniziare questa Sì, tua carriera? sicuramente l'ispirazione me l'ha data il Milan di Sacchi. Nell'89 avevo circa 15 anni. Quel Milan che vinse la prima Coppa Campioni con lo Steaua in finale ispirò tutto quello che era. Mi piaceva vederli giocare, mi piaceva lo stile di gioco, mi piaceva l'idea di gioco, mi piaceva la tecnica che avevano. Infatti, fu lì veramente l'inizio dell'ispirazione da allenatore. Avevo 14 o 15 anni. Io so che spesso sia giocatori che allenatori hanno alcuni rituali scaramantici. Tu ne hai qualcuno prima delle partite o durante la settimana che ti avvicina alle gare? Ma rituali che in ogni anno ce n'è qualcuno. Ad esempio a Novara avevo le 3 bottigliette vicino alla panchina per bere, che diventarono un rituale ma non pensato. Fu la prima partita con la Juventus al debutto, dove si vinse 2-0 in casa, dove le misi oggettivamente per bere, non per altro. E poi quella partita andò particolarmente bene, da lì in avanti le ho sempre tenute, però sono cose che, ripeto, credo che tutti gli sportivi abbiano e che non credo che incidano nei risultati, ma magari ti fanno vivere meglio qualche momento, qualche buon ricordo e quindi c'è quello. Ora magari sull'abbigliamento quello sì ci presto attenzione, quando magari le cose vanno in un certo modo cerco di rivestirmi uguale, però cose che facevo anche quando studiavo. Perché quando avevo un esame importante ho sempre avuto abitudine magari di mettere quella camicia con la quale l'esame andò particolarmente bene e ancora adesso che faccio i corsi a Coverciano in master so già che magari nel momento in cui ci sarà la tesi sarò vestito in un certo modo perché è un vestito che in qualche momento precedente della mia vita mi porta un buon ricordo, ecco. Nel 2019 hai vinto il campionato con l'Under 16 del Novara. Raccontaci quella fantastica stagione. Sì, è stata un'emozione grande, devo dire che forse è stata la soddisfazione più grande che ho avuto fino ad oggi, perché vincere uno scudetto, tra l'altro senza mai perdere una partita, quindi una cosa, forse anche irripetibile, no? Dopo che già l'anno prima ci eravamo andati vicini, vincerlo
da imbattuti, con una fase finale incredibile di quei ragazzi del Novara, mi dà una soddisfazione. Ancora adesso il ricordo lo vivo con felicità, perché poi vincere uno scudetto e vuol dire tanto per me, che arrivo al calcio con quella passione da bambino, e poi vincerlo così è stata una grande soddisfazione. Poi ora sapere anche che l'ultimo vinto in quel modo dal Novara è un'altra, da una parte un dispiacere, da un'altra una grande soddisfazione, e ripeto, è stato il coronamento di un percorso fatto a Novara dove ci sono state solo grandi soddisfazioni. Quello è stato l'apice, e fino ad oggi è la vittoria più bella. Non riesco neanche a paragonarla ad altre. Vincere uno scudetto è bello. È bello, poi voluto, ho visto felicità in tante persone, dai dirigenti alla proprietà, a tutti i ragazzi, ai nostri dirigenti storici del Novara, Marco Angelo Zani, persone che in quel giorno ho visto tanta felicità, e questo mi ha riempito di orgoglio e di altrettanta felicità, ecco. Una società che ha creduto in te perché l'anno dopo giungi in prima squadra. Diciamo che quel Novara lì era quasi finito in Serie B. Cosa gli è mancato per centrare quell'obiettivo? Ci è mancato nella semifinale di Reggio Emilia, anche lì è stata per quella squadra tanta soddisfazione, perché non eravamo accreditati tra quelli che aspiravano alla Serie B, però la squadra è cresciuta sempre nel tempo, dall'inizio, dalla prima partita appunto con la Juventus. E cosa ci è mancato? In quella partita lì, secondo me, dopo aver vinto a Carpi con un risultato unico, aver vinto tutte le altre, il poco riposo che abbiamo avuto rispetto alla Reggiana, che entrava in semifinale, in quarti di finale, noi avevamo troppo poco tempo tra una partita e l'altra. Giocavamo ogni 3 giorni, e oggettivamente a quella partita siamo arrivati particolarmente stanchi e provati dalle altre vittorie, dalle altre partite. Detto questo, poi credo che anche gli episodi non ci siano stati favorevoli, perché sul 2-1 Pogliano, lo ricordo almeno una volta al giorno, ha preso il palo a colpo sicuro da pochi passi, palo interno, e mancavano credo 12 o 13 minuti alla fine. Sarebbe stato il gol del 2-2, e probabilmente l'avremmo anche meritato. Però rimane la soddisfazione di essere arrivati lì, rimane sempre il pensiero quotidiano che quel giorno potevamo riportare il Novara in B, dove io credo meriti di stare, in B o in Serie A, perché quelle sono le categorie per il Novara, e ci penso ogni giorno, però quello è di nuovo un punto d'arrivo, perché poi si vorrà di nuovo arrivare lì, e io credo che il calcio dia sempre una seconda possibilità. Lo dimostra appunto il fatto di quando vincemmo lo scudetto, che l'anno prima arrivammo dietro la Juventus e l'anno dopo riuscimmo a vincere lo scudetto, ecco. L'anno dopo vieni riconfermato Novara, il Novara è a 3 punti dalla prima in classifica e vieni esonerato. Che idea ti sei fatto a riguardo? Che purtroppo in quell'anno sappiamo tutti poi come sono andate le cose, non c'era più il club col quale io sono cresciuto e al quale devo tutto, perché penso alla famiglia De Salvo, al direttore Borghetti, a tutti i ragazzi che ho allenato, devo tutto per quegli anni meravigliosi, e non era più quello, e quindi hanno fatto questa valutazione. Poi fortunatamente per me e per il Novara, poi sono ritornato Prima di Natale. prima di Natale, dove la squadra era un punto dall'ultimo posto, e poi abbiamo fatto 30 punti nel girone di ritorno, quindi un bellissimo finale di campionato, ecco, dove per un po' un punto non siamo riandati ai playoff, se no da un punto dall'ultimo posto saremmo arrivati ai playoff. Quindi rimane la soddisfazione, rimane il rammarico, che io credo che se non ci fosse stato quell'allontanamento a un punto dal primo posto, non a tre, noi a me mandarono via che eravamo a un punto dal primo posto, se non ci fosse stato quello, io credo che con qualche accorgimento avremmo potuto vincere il campionato. Quello rimane dispiacevole, però ci si attiene a quello che decide un club, non si può fare altro, e poi quando sono stato richiamato, io credo
lo dovessi al Novara, lo dovessi a tutte le persone che mi hanno sempre voluto bene, a tutta la tifoseria che con me è stata incredibile sempre, e poi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto sul campo che mi lascia grande soddisfazione, ecco. Tu sei stato l'ultimo allenatore del Novara Calcio. Ecco, in quel periodo lì già si sentiva, si ventilava qualcosa nell'aria di una situazione molto complicata e di un possibile fallimento a fine stagione. Devo dire no, da quando è entrata la nuova proprietà chiaramente c'erano delle difficoltà, culminate poi col mio allontanamento appunto a un punto dal primo posto che non aveva una logica sportiva oggettivamente, però mai più si potesse pensare che le cose andassero in quella maniera lì, anzi, il fatto di aver fatto 30 punti nel ritorno ci dava grande soddisfazione per ripartire, perché è stato un ottimo punto di ripartenza, però poi le cose sono andate così e non sapremo mai perché, non è neanche un tema del quale mi piace parlare, perché io ho solo veramente ricordi meravigliosi del Novara e di Novara e, come ho detto, di tutta la città e di tutta la tifoseria, che ringrazierò per sempre perché a me ha sempre dato amore, dato affetto, dato soddisfazione, quindi ho sempre quello con me, ecco. Durante il calciomercato estivo sei stato contattato dalla nuova dirigenza del Novara Football Club? No, 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 e tra l'altro faccio il tifo per il Novara perché il Novara deve stare, come ho detto, in Serie B o in Serie A, non neanche in Serie C, perché la C ritengo sia una categoria che sta molto stretta a un club, a una piazza come il Novara, però non sono mai stato contattato, ma questo non toglie che chiaramente chi arriva fa le sue valutazioni ed è giusto che sia così. Ora vedo con grande piacere che la squadra è prima in classifica e che mette tanti punti di differenza e tanti gol di differenza tra il Novara e le altre squadre. Quello è. Chiaramente sarò sempre un tifoso del Novara come di alcune altre squadre nelle quali ho avuto tante soddisfazioni, ecco. La tua opinione su Mister Marchionni, un tuo collega? Non lo conosco personalmente, però posso solo dir bene, posso fare il tifo per lui perché deve portare il Novara dove merita. So che a Foggia ha fatto molto molto bene, quindi ho questa conoscenza, ma ripeto, non personale, ma dei suoi risultati. Chiaramente lo ricordo di più come calciatore, che era un ottimo calciatore, però in questo momento faccio il tifo per lui e per il Novara, ma come giusto che sia, senza falsa ipocrisia che non mi appartiene, ecco. Quest'anno sei arrivato a Sesto San Giovanni, a campionato in corso ed hai trovato una situazione difficile. Col tuo arrivo, diciamo che la situazione sembra essere migliorata. L'obiettivo rimane sicuramente quello di mantenere la categoria. Cosa manca a questa squadra per centrarlo? No, cosa manca? La squadra è migliorata tanto, ha fatto tanti risultati, bisogna continuare a farli perché si era ultimi con un punto, adesso la squadra deve salvarsi, manca di cercare sempre di costruire qualcosa di migliorativo, quindi io qui ho trovato una situazione però societaria giusta di un club che si vuole salvare, quello è importante, che sa tutte le difficoltà che ci sono per arrivare a una salvezza. Però anche qui è un club prestigioso che nel corso della sua storia ha fatto tante volte questa categoria, che ha giocatori bravi, perché nessuno sa bene, secondo me, che qui dentro la Pro Sesto ci sono giocatori forti. E quindi io vedo che la squadra alla fine, tra tante difficoltà, ce la giochiamo con tutti, perché abbiamo pareggiato col Padova, abbiamo vinto a Piacenza, abbiamo fatto tanti risultati belli, e bisogna continuare così per arrivare a quello che è l'obiettivo di tutti, che è portare la Pro Sesto alla salvezza. Però, ripeto, abbiamo tutte le possibilità per farlo, non c'è dubbio su questo, anche perché se avessi avuto dubbi non avrei accettato questa sfida, perché sapevo che era una sfida difficile e impegnativa. Però io credo che le sfide difficili e impegnative mi piacciono. Questa sicuramente è la più impegnativa da quando alleno, sicuramente, e però proprio perché è la più impegnativa vogliamo tutti a marzo-aprile avere una grande soddisfazione, ecco.
Riagganciarmi un attimo al Novara attuale, se ti dico un nome, Axel Desjardins. Beh, Axel, ho la soddisfazione tra le altre di quegli anni che l'ho fatto giocare io, tra l'altro in quel momento contro il parere di tutti, e Axel ha fatto benissimo perché ha fatto 4 partite, abbiamo fatto 8 punti, abbiamo preso solo un gol contro l'Albino Lecce e lui ha sempre fatto bene, poi si è sempre allenato con grande impegno, dedizione, perseveranza e passione, un bravissimo ragazzo, quindi... È un portiere forte, non ho dubbi, ma forte per altre categorie perché con noi lo scorso anno, come ho detto, ha fatto sempre molto bene. Tra l'altro, in partite difficili, perché ricordo che il suo debutto è stato fatto col Piacenza in casa, una partita che era uno spartiacque perché noi si aveva 37 punti e loro 34, e il rischio era di perdere e tornare lì. Invece, abbiamo vinto 2-0. Lui fece un'ottima gara e poi quelle a venire. Altrettanto, quindi Axel è un portiere forte e sono contento che abbia ripreso a giocare a Novara perché mi dispiaceva molto che lui fosse senza squadra perché è un portiere meritevole di altre categorie, ecco. E quindi beh, ho visto che ha subito dato il suo apporto al Novara parando un rigore decisivo, ma io che ho avuto la fortuna di allenarlo ho sempre visto un ottimo portiere, ecco. Ultima domanda, il tuo messaggio agli amici del sito Vanovarava? Il mio messaggio è, come sempre, di grande affetto, di grande amore che avrò per sempre per il Novara e per Novara. E come ho già detto prima, faccio il tifo per il Novara. Questo è il messaggio che voglio dare a tutti i tifosi che mi sono sempre stati vicini. E quindi il legame che abbiamo e che abbiamo avuto sarà per sempre, perché poi sono cose che nel calcio, come nella vita, non, il fatto che io non sia più a Novara. Non mi leva l'affetto e l'amore che ho per quel club e che avrò per sempre, perché poi è il club che mi ha fatto arrivare al professionismo, il club al quale devo tutto, una tifoseria alla quale devo tutto, perché, ripeto, il loro affetto è sempre stato altissimo nei miei confronti e io credo di averlo contraccambiato con tanta passione, tanto amore e tanti risultati, perché credo nell'ultimo anno che io sia stato l'ultimo allenatore del Novara, ma anche l'allenatore con la media punti più alta degli ultimi 5-6 anni, e poi ci rimane la condivisione dell'ultimo scudetto del Novara, che rimarrà per sempre, e questo mi dà grande soddisfazione. E come ho detto, faccio il tifo perché il Novara non deve stare in interregionale, quello sicuramente. Quattro chiacchiere con termina qui. Io ti ringrazio per essere stato insieme a noi. Ti faccio un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie a voi e saluto tutta Novara. Un ringraziamento anche a Chiara Paoloni, responsabile dell'ufficio stampa ProSesto, che ha reso possibile questa intervista. Grazie.